Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Farming Simulator 2013. Oggi sono qui per presentarvi queste altre mod che ho scaricato e sistemato. Allora, innanzitutto dovrei dire che abbiamo questi tre scagne che sono praticamente uguali, solo che cambiano appunto le texture. E i carri, quelli che vedete qui, cioè questo grigio e questo blu qui, in teoria andrebbero attaccati dietro ai rispettivi carri, vedete che hanno il gancio. Non è possibile perché, cioè nel senso, almeno a me sono agganciati la prima volta, ma poi non, una volta staccati non si sono più riagganciati, perché bisognerebbe in teoria rimettere su il gancio, fare un gancio nuovo, perché secondo me ha problemi il gancio. Quindi vabbè, io ve li presento così, dopo se avete voglia di sistemarveli ben venga. Gli ho aumentato un po' la density, cioè il peso, perché erano troppo leggeri, se no saltavano di qua e di là. E niente, gli interni dei camion non sono fatti proprio bene bene. Come vedete il volante proprio è messo dritto, proprio a livello, e cioè si vede che è proprio stata messa l'immagine proprio tagliata e messa là, insomma non è dei migliori. Comunque hanno una cosa bella, che premendo il tasto 6 abbiamo i LED dello scagno, e questo su tutti, quindi io ve lo faccio vedere su uno solo perché sono tutti uguali, appunto a parte le texture. Poi abbiamo il tasto 4 e il tasto 5, abbiamo l'accensione dei fari, e dopo abbiamo anche insomma il tasto F. Queste sono le mod, funzionano devo dire molto bene, e quindi a parte un po' l'interno che serve un po' da sistemare, per il resto vanno bene, nel senso che non saltano, sono stabili, vanno bene insomma. Ho modificato anche la capienza, perché in teoria erano nati con 40.000 kg e ne ho messi a 60.000. Quindi ho aumentato anche un po' la capienza e abbassato un po' il prezzo, perché insomma ho detto meglio abbassare un po' il prezzo. Sono tutti uguali, quindi funzionano bene, anche quegli altri da agganciare ai trattori si agganciano benissimo, solo che appunto sono nati per essere agganciati dietro ai carri, tranne a questo, ma niente, c'è il problema e non sono riuscito a risolverlo, almeno per ora. Comunque se il gioco sembra vada a scatti è perché, per l'ennesima volta ve lo dico, siccome sto sistemando il multiplayer ho la CPU che sta lavorando molto e quindi ho poca disponibilità. Comunque, questi sono i tre scagni che troverete come Agroline 61 numero 1, che sarebbe quello che viene attaccato al trattore stradale qui, e l'altro invece è quello, insomma, il carro da utilizzare con un trattore. Poi ho trovato questo cingolato molto molto carino, devo dire anche molto potente, perché riesce a tenere il coltivatore che si vede là in fondo. Ci mette un po' a partire, non so che razza di sound gli hanno messo. Comunque, finché si mette in moto, che cazzo, all'interno vedete abbiamo le leve che funzionano molto bene, e poi abbiamo anche la possibilità dell'IC, quindi abbiamo premendo questo tasto qui dovrebbero, vedete, partono i terzi cristalli davanti, mentre se premo quest'altro partono i terzi cristalli quelli dietro, se li ripremo ovviamente si spengono. Mentre abbiamo quest'altro che accende i fari, anche questo, e anche questo abbiamo i fari davanti, come potete vedere. Ed abbiamo i fari, insomma, quelli posteriori, quelli alti sulla cabina, e i fari quelli bassi. E niente, va bene, è stabile, space to ste robe. Stabile, molto potente, gira, non si capota, e potete fare anche qualche acrobazia qua e là, non succede niente, e
Sebbene non pensavo andesse così veloce, insomma, per avere, insomma, un cincionetto così, come vogliamo chiamarlo, non si sa di che marca sia, almeno perché non c'è scritto. Dove cazzo va? E te cosa vuol dire distrarsi alla guida? Mai distrarsi alla guida. Comunque adesso vi faccio vedere molto velocemente. Abbiamo il sametto stupido qua che impenna. Mentre sì, io andrò a prendere questo qui. Adesso d'ora prima che si impisce. Forse si potrebbe, ecco, si potrebbe provare magari a sistemare sta robetta qua, ma appunto non ho avuto molto tempo. I carri mi hanno fatto letteralmente bestemmiare. Dai, vai in moto, gioca a porta al meccanico. Vedete, questo neanche in pena, si vede che, insomma, si flette un po' davanti, ma va benissimo. Senza nessun problema. Sì, adesso la cosa è senza collision, sarebbe da sistemare. Comunque, vedete, va anche fin troppo veloce, quindi proprio va molto bene. Poi abbiamo la Class Jaguar 980 con i cingoli anteriori, la trovate così nuda e cruda, senza né barre né niente. E queste mod, ripeto per l'ennesima volta, non sono mie, le ho solo scaricate, quindi ve le sto solo presentando, o eventualmente le modifico se hanno troppi problemi. Va benissimo anche questa, il tubo cade giusto quando viene ripiegato, gli scarichi sono colorati bene, abbiamo appunto l'aggiunta dei cingoli, i lampeggianti funzionano, adesso ho girato troppo, per il resto va bene, non ho trovato problemi, anche a trainare i carri a me va benissimo. Quindi se volete proprio averla con i cingoli, ve la consiglio. Poi ho trovato questo man qui che non ho capito l'utilizzo, anche perché l'attacco è troppo alto rispetto ai carri, insomma, carri normali, però in compenso all'attacco per nel senso che l'attacco per i camion, quello adesso in mezzo al camion, quello in alto non si attacca perché il camion è troppo alto. Però funziona l'attacco dei carri normali e ha tanta forza. Però ha qualche problemino. Vediamo innanzitutto che se noi accendiamo i fari, abbiamo, sì, scusate, i fari, i lampeggianti, si diventa bianco il coso. Insomma, da dentro non si vede niente. Anzi, ci hanno anche messo gli specchietti che funzionano veramente. L'interno è fatto anche abbastanza bene, però abbiamo sempre il problema dei fari, che per esempio se vado ad accenderli, cos'è ecco, vedete, diventa bianco in alto, cioè è proprio un problema di fari. È un peccato perché sarebbe un buon camion, va anche molto veloce. Vedete che arriva intorno ai 99-100, ecco qua. Anche la possibilità di mettere un, insomma, extra weight in una zavorra, vedete che si abbassa un po', quindi se avete un carico che magari tende a farlo levare, avete la possibilità di mettere la zavorra, ma in velocità non cambia proprio tanto.
ai lampeggianti si accendono con il tasto 0 e non con il tasto home, insomma, vabbè, dopo al massimo se volete ve lo cambiate. Comunque anche questo pack di mod è fatto, sono arrivato al numero 7 e comunque adesso le mod stanno venendo fuori proprio a manetta, perché queste appunto le ho tutte scaricate, quindi al massimo ve le sistemo un po'. E niente, non c'è altro da dire per questo, spero non abbiate problemi. Le mod ve le metto singole, nel senso che non dovete estrarre tipo altri sottopacchetti. Ho ricambiato anche tutti i nomi, nel senso che tipo vi metto Agroline 60, che sarebbe il carro, il nome del carro, e vi metto grigio, blu, rosso, in modo che insomma se volete, vi interessa solo quello blu, vi prendete e vi copiate quello blu, quindi sapete sempre che modo avete. Comunque per questo è tutto, da Marco95 è tutto. E iscrivetevi per rimanere aggiornati su nuovi video, e tra poco uscirà anche l'aggiornamento di farming, finalmente farò un video appena esce, che hanno sistemato circa una ventina di cose, una ventina di problemi, ma insomma ne parlerò in un prossimo video. E anche questo è tutto, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!